Benvenuto in questa nuova puntata del podcast di InfoMyWeb, sono Roberto Palucci e oggi parleremo di local SEO, ovvero del processo di miglioramento della visibilità sui motori di ricerca per attività locali. Seguendo best practice SEO, il tuo business potrà migliorare il traffico organico attirando un numero crescente di consumatori. Se possiedi un'attività locale, il tuo obiettivo qual è? Sarà quello di arrivare alla comunità e alle persone più vicine a te. Sarà quindi necessario intraprendere una serie di azioni, oggigiorno prettamente digitali, che permettono di far conoscere il tuo business attraverso la geolocalizzazione e la reperibilità sui principali portali web di consultazione. Vediamo alcuni dati per comprendere l'importanza del posizionamento locale. Il 46% di tutte le ricerche di Google è connesso a informazioni locali. Il 76% di coloro che effettuano ricerche locali, da smartphone, visitano il punto vendita fisico trovato in meno di 24 ore. E ben il 28% di questi conclude l'acquisto il giorno stesso. Inoltre, i risultati in prima pagina delle ricerche desktop e mobile ricevono rispettivamente il 92,8% e l'84,2% dei click. Questo per dirti che non posizionando la tua azienda per la ricerca locale, rischi di perdere potenziali clienti della tua zona che sono già pronti a concludere l'acquisto. Ma qual è il primo step da compiere per migliorare il posizionamento locale? Il primo step che dovrai compiere consiste nell'apertura di un account all'interno di Google My Business, quindi all'interno del servizio gratuito fornito da Google che indica che integra le funzionalità di ricerca e di mappe di Google per essere visibili ed individuabili con facilità su internet. Quindi, dopo che avrai creato il tuo account all'interno di Google My Business, dopo che avrai registrato la tua attività, dovrai compiere una serie di azioni molto importanti, come per esempio l'aggiunta dettagliata di informazioni aziendali, quindi cerca di fornire più informazioni possibili, non fermarti al nome dell'attività, partita IVA, all'indirizzo, cerca di dare più dettagli possibili, come per esempio l'aggiunta di servizi o di prodotti all'interno delle apposite sezioni, la creazione di post con periodicità, possibilmente settimanale barra mensile, e condividere la tua scheda Google My Business tramite piattaforme social. Inoltre, cosa molto importante, sarà l'attivazione delle recensioni e di rispondere a tutte queste recensioni, siano esse positive, siano esse negative. Dopo che avrai aperto, che avrai aggiornato e che curerai il tuo account Google My Business, dovrai occuparti anche di una serie di altre azioni, ma ora che abbiamo visto Google My Business, quindi abbiamo capito che dobbiamo aprirci un account all'interno di Google My Business, vediamo su che basi Google determina il posizionamento della tua attività all'interno del suo indice. La local SEO o SEO local dipende in buona parte dalla presenza sui motori di ricerca, in primis Google. Per questo avrai sentito parlare spesso di geolocalizzazione Google o Google locale. Gli algoritmi su cui Google determina l'ordine dei posizionamenti all'interno delle ricerche sono fondati su tre fattori principali: pertinenza, distanza, evidenza. La pertinenza è il livello di corrispondenza tra quello che sta cercando l'utente e il profilo della tua attività commerciale. Rendere estremamente chiaro quello che offri è il miglior modo per assicurarti una pertinenza alta. Distanza, ovvero la lontananza dei vari risultati dalla posizione dell'utente. Evidenza, basata sulla notorietà dei risultati. Questo fattore, oltre alla tua autorevolezza nel settore, prende in considerazione anche il numero e la qualità delle recensioni che hai ottenuto. Più valutazioni positive avrai accumulato, più alto sarà il tuo posizionamento.
Per aiutarti a ottimizzare la tua attività in termini di local SEO, è necessario conoscere il meccanismo e gli algoritmi dei motori di ricerca, in primis Google, che vengono aggiornati molto frequentemente per venire incontro alle esigenze degli utenti. L'algoritmo di Google usa molti elementi per classificare le aziende all'interno dei propri risultati, con rilevanza e per referenziarle nel pacchetto locale visibile all'interno di Google stesso. Prima abbiamo fatto accenno alle recensioni, quindi a quanto sia importante rispondere a queste recensioni, siano esse positive, siano soprattutto negative. Vediamo ora quale impatto hanno all'interno del posizionamento. Avere recensioni autentiche e oneste sono essenziali sia per mostrare la qualità del tuo servizio, sia per inviare segnali ai motori che il tuo sito e il tuo servizio sono affidabili e sono utili. Il numero di recensioni che ricevi, la qualità complessiva di queste recensioni e l'autorità dei siti che pubblicano queste recensioni sono tutti fattori molto importanti per la visibilità della tua azienda nelle ricerche locali. Vediamo alcuni brevi consigli per ottenere il massimo dalle recensioni positive dei clienti. Elenca la tua attività sulle piattaforme di recensioni più famose in base al tuo settore: Google My Business, TripAdvisor, Yelp, Facebook. Inoltre, stimola la richiesta delle recensioni da parte dei tuoi clienti. Monitora queste recensioni e rispondi sempre, sia nel caso siano positive, sia nel caso siano negative. In quest'ultimo caso, chiedere scusa, contattare il cliente per capire come risolvere il problema. È molto importante inoltre ottimizzare il tuo sito, sia in termini di contenuti, sia in termini tecnici. In termini di contenuti sarà opportuno ottimizzarli in funzione proprio di che cosa cercano e come cercano gli utenti i tuoi prodotti o i tuoi servizi. Per le aziende, infatti, che dipendono da un unico bacino geografico, il posizionamento su parole chiave locali è una strategia che può dare frutti e catturare clienti di qualità. Google tiene a mente che favorisce la vicinanza locale nella visualizzazione dei suoi risultati. A seconda del mercato di destinazione e dei volumi di ricerca delle parole chiave, potrebbe valere la pena fare sforzi di marketing per gli utenti di internet nella tua zona. Tieni a mente che è necessario ottimizzare il tuo sito web per la SEO locale, con contenuti dedicati e specifici al bacino d'utenza. Il primo step da compiere per comprendere che cosa le persone cercano e come cercano i nostri servizi è quello di condurre un'analisi keyword dettagliata. Per farlo possiamo utilizzare strumenti gratuiti oppure strumenti a pagamento, per esempio SEMrush, SEOzoom, il Keyword Planner di casa Google, AdSuggest e simili. Quando avremo stilato un documento d'analisi sulle query, quindi sulle parole ricercate dagli utenti connessi a ciò che vendiamo, a ciò che facciamo, è opportuno passare questo documento ad un copy che si occuperà della scrittura e dell'ottimizzazione dei contenuti all'interno del sito web. Da local SEO, prima di essere tale, è SEO, quindi dovrai occuparti di aumentare l'autorevolezza del dominio, quindi l'autorevolezza del tuo sito, come acquisendo link d'ingresso, quindi facendo in modo tale che ci siano aziende, quindi che ci siano siti, blog, magazine che parlino della tua attività e aggiungono all'interno dei loro contenuti un link che punti al tuo sito. Non dimenticarti inoltre di ottimizzare i social network. Assicurati di utilizzare la tua attività sui social media per migliorare la forza e la portata della tua presenza locale. I social media sono un modo efficace per comunicare e per restare in contatto con i tuoi clienti locali. Sono anche usati per promuovere la tua attività e le offerte speciali, condividere nuovi prodotti e ottenere recensioni positive da parte dei clienti. I tuoi account social media dovrebbero essere ottimizzati con contenuti
che includono parole chiave specifiche per una posizione o per un'area geografica. Inoltre, attraverso i social network puoi geotaggare le immagini e promuovere eventi locali, indicando a Google e ad altri motori che sei presente nella tua area geografica di destinazione. Scendendo leggermente nel tecnicismo, dovrai occuparti o dovrai contattare un'azienda che lo faccia per te dell'aggiunta del markup strutturato, schema.org. Il markup strutturato è una sintassi che comunica a Google, Yahoo, Bing e Yandex di che cosa parla il tuo sito, di che cosa parlano le singole pagine, quale tipologia di contenuti sono, se è un articolo, se è un prodotto, se è un servizio, se la dovrai dirgli qual è la pagina, per esempio chi siamo, così da poter fargli acquisire dati aziendali che sono importanti poi per il posizionamento locale. Questo markup inoltre consente a Google stesso di costruirsi il suo grafico della conoscenza, il cosiddetto knowledge graph, le cui informazioni vengono visualizzate sul lato destro dei risultati per determinate query connesse a un brand. Andando in conclusione, spero di averti comunicato l'importanza della local SEO e di come fare per iniziare ad investire in questo ramo del marketing. Quindi la local SEO rappresenta un luogo speciale per le ricerche da parte degli utenti che hanno intenzioni locali. Quindi non andiamo ad intercettare clienti che vogliono acquistare tramite un e-commerce, ma andiamo ad intercettare degli utenti che si informano prima online e poi visitano il nostro punto vendita per concludere l'acquisto. Quindi, a differenza delle normali ricerche, questo tipo di ricerca mira a trovare risposte rapide e localizzate che aiutino le persone a prendere decisioni durante il loro customer journey. Quindi, se vuoi avere la tua attività tra le opzioni principali, in modo che gli utenti ti tengano conto, inizia ad applicare strategie SEO locali, SEO local. Noi di InfomaWeb siamo a tua completa disposizione per approfondire questo argomento. Puoi trovarci a Viterbo in via dell'Industria 6870 oppure all'interno del nostro sito web www.infomaweb.com troverai tutti i contatti aziendali. Grazie per aver ascoltato il podcast.